Coinvolgente come sempre l'inno della Roma cantato a cappella dai tifosi, ha coinvolto anche in una espressione di approvazione il numero 21, la Coscia. Paolo Dybala ha iniziato il match, arbitro dell'incontro è il signor Doveri. Poi dentro verso Kulakov che finisce a terra, non c'è fallo, dice Doveri. Ripartiamo noi. Pellegrini. Con Pellegrini. Pellegrini. Prova lui la percussione centrale. A sinistra Zaniolo, a destra Abram. Palla verso il primo. Uno contro uno con Bondar. Da parte di Zaniolo, ora sono in due. Se ne va. Entra in area, dentro verso Abram. Palla deviata, calcio d'angolo. Che giocata questa, come quella di prima, di Nicolò Zaniolo. Calcio d'angolo per noi, Spinazzola, Zaniolo, Kumbulla, Mancini, al limite Celic, Dybala, ultimo uomo Vigna, che è nella tre quarti campo avversaria, appunto il capitano della Roma. Ecco il taglio al limite per Dybala, Dybala! Il sinistro al volo di Dybala, fa la presa d'esterno, finisce fuori. Sta questo match 17 per l'esattezza, non partita splendida, non ci aspettavamo ovviamente a una settimana dall'inizio del campionato. Intanto Trubin va in dribbling su Abram, riesce a far partire la propria azione dal basso. Diciamo, non ci aspettiamo ovviamente una Roma a mille a 7 giorni dall'inizio del campionato. Ora Sudakov nel cerchio del centrocampo, si appoggia a destra Bondar, si apre con Oplia, riceve su di lui Spinazzola, va dentro Iacula, si torna indietro invece ancora da Bondar, quindi Kristov, tre quarti difensiva. E palla a sinistra verso Matvienko, è partito Michelicenko, servito invece Mudrik, sembra il più dotato tecnicamente nella formazione dello Shakhtar. Ora Kristov, Iacula in avanti, viene intercettato il pallone da Spinazzola che serve Zaniolo, è partito anche Vigna, la sua sinistra, avanza Zaniolo, prova ad andare in dribbling, ci riesce, salta un avversario, lato corto per Nicolò, linea di fondo, il cross basso in mezzo, Abram in area di rigore, Abram il tacco per Vigna, appoggio su Pellegrini, si apre Celic, Pellegrini rallente, lo serve, ancora Celic, Pellegrini, Celic indietro su Mancini, chiama il passaggio indietro Matic, Mancini si ferma, riscarica invece sul centro-destra verso Lorenzo Pellegrini, puntella al limite per Zaniolo, verso Dybala, Abram, Pellegrini in aria, Pellegrini! Un'azione magnifica della Roma. Cambio Roma 1, Shakhtar 0. Avevamo detto prima, quando la palla passa tra quei quattro sono dolori per tutti, e così è stato. Roma in vantaggio con il gol di Lorenzo Pellegrini, nostro capitano, ed è giusto che sia il capitano ad aprire la stagione dell'Olimpico. Zaniolo, Tammy Abraham, Paolo Dybala, Pellegrini, Abraham, assist Pellegrini, Zaniolo, Abram, anzi Pellegrini, Zaniolo, Dybala, Abram, Pellegrini, e è gol, come è normale che sia quando la palla passa tra i piedi. 21, si accentra ancora Dybala, si guarda intorno, serve Zaniolo per Matic, quindi Vigna, proiezione offensiva, Mattias Vigna pensa al cross, poi scarica su Spinazzola e va dentro. Spinazzola centralmente, era per Matic, chiuso, ritorna il pallone comunque a Spinazzola, palla dall'altra parte dove c'è Dybala che la mette giù di lui, Michelicenko, Dybala si guarda intorno, poi si appoggia indietro a Mancini, dall'altra parte per Matic, manovra avvolgente della Roma, Matic, Vigna da sinistra, il cross verso il secondo palo, troppo alto per tutti, Celic aveva stretto in mezzo, non c'era lui vicino alla bandierina dove è andato a finire il pallone. E allora rimessa laterale per lo Shakhtar, Michelicenko sul pallone, vicino a lui Matvienko, gli applausi che sentite sono per Smalling e Di Bagnez che si alza la panchina, recupera palla Abram da destra, dentro per Dybala, lato corto dell'area di rigore, gira intorno all'avversario, serve
ancora Dybala, il tacco, si libera, il tiro di Paolo, respinto, ancora Dybala per Zaniolo, a sinistra verso Spinazzola e Vigna, ci arriva Spinazzola e allora Vigna sovrappone portando via l'uomo, finta il cross Spinazzola, va in uno contro uno, un paio di finte, poi a rimorchio Dybala, si accentra Zaniolo, quasi al limite, pensa al tiro, lo fa Paolo! E poi Spinazzola in area di rigore, ancora Spinazzola indietro, ancora Zaniolo, vediamo se ci riprova, palla sul destro, finisce a terra, punizione. Punizione per la Roma. Zaniolo. Che palo di Nicolò Zaniolo. Messa giù, poteva servire Dybala che invece ha portato via l'uomo, si è accentrato Zaniolo, ha scaricato il sinistro. Ha preso il palo, punizione per noi dal limite, siamo in una posizione per un destro, siamo centrali, spostati sul centro-sinistra, sul pallone c'è Lorenzo Pellegrini, c'è ovviamente anche Paolo Dybala, vediamo, la sensazione anche qui è che quelle da destra, da sinistra, cioè per i destri le batterà Pellegrini, quelle per i mancini le batterà Dybala, forse questa però la batterà Paolo Dybala, vediamo un po' la decisione, sono entrambi sul pallone, 5 in barriera per Trubin, sta per fischiare il signor Doveri, l'Olimpico aspetta il consueto, fischia Doveri, va Dybala, Trubin, calcio d'angolo Dybala, aveva bucato la barriera, l'aveva messa bene, non così potente da non permettere al portiere, visto che era sul suo palo, da non permettergli di deviarla, ma insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo a buon punto, Pellegrini a destra per questo calcio d'angolo, il quarto, anche Miles Vilar a scaldarsi, pronto il capitano della Roma, ecco il cross tagliato dentro, la palla rimane in area di rigore, ci va Matic, Trubin con i pugni a rinviare in zona Celic che la mette giù verso Pellegrini, su di lui Mudrik che è molto veloce, infatti la va a prendere il numero 10 dello Shakhtar, appoggio sbagliato però serve Abram in area di rigore, indietro per Zaniolo che Mancini. La lascia a Mancini e c'è il 2-0 per la Roma, il gol di Gianluca Mancini, bene così, se la ridono Zaniolo, Mancini, Abram, poteva anche tirare Zaniolo da lì, poi ha aperto le gambe, dietro c'era Mancini che ha siglato il gol del 2-0, assistami Abraham, ma doppio assist per Abram che quando non segna Mancini fa assist e non è male per niente. Mancini. Roma 2, Shakhtar 0, 4 al termine del primo tempo, più recupero che sarà di almeno un paio di minuti visto che c'è stato il cooling break. Riparte Kristov nel cerchio del centrocampo, apertura a sinistra verso Mikhailichenko, davanti a lui Mudrik. Palla per Dybala, cerchio il centrocampo, è partito Zaniolo, si va a sinistra da Spinazzola, la vuole in verticale Zaniolo. Entriamo ora nell'ultimo minuto di questo primo tempo, poi ci sarà il recupero. Roma 2, Shakhtar 0. Il gol di Pellegrini e Mancini. Ora Matvienko per Kristov. Quarti difensiva, Kristov verticale su Mudrik, verticale a sua volta verso Kulakov che si sposta a sinistra, Kumbulla chiude bene ma palla a loro per un attimo perché Sudakov sbaglia l'appoggio in avanti, la riconquista Rui Patricio, possiamo ripartire noi, Mattias Vigna limite dell'area di rigore verso Pellegrini, ancora l'uruguaiano e ancora il capitano, questi a Matic, quarti difensiva, viene incontro Dybala, poi si allontana, va dentro Pellegrini, Matic smista a destra su Celic, la vuole in profondità Pellegrini, palla per lui, chiuso ma accorcia bene Nemanja Matic, si sposta a destra in mezzo in tre, dentro per Pellegrini, capita da Matvienko, questa palla l'ha riconquistata però dal numero 8 della Roma
che avanza, un paio di finte, poi il tiro cross in mezzo, Spinazzola! Spinazzola. La deviazione, c'è il 3-0 per la Roma, vediamo, ma la deviazione probabilmente è stata di un avversario. E comunque, 3-0 per la Roma. Assist Medic. Aspettiamo il replay per capire se è autogol, ma così ci sembra. Roma 3, Shakhtar 0, 1 di recupero concesso. Metà già se n'è andato. Cross in mezzo, eh sì. Spinazzola la tocca, ma poi dietro di lui c'è la deviazione del difensore dello Shakhtar, di Sarawi. Servito Cristante, ancora il Sarawi. Questo è Zaniolo che lo lascia da Abraham per il Sarawi che può andare. Punta al limite, 4 contro 3, avanza il Sarawi, dentro Zaniolo, Zaniolo, Zaniolo! Roma 4, Shakhtar 0. Roma 4, Shakhtar 0. Che ripartenza da parte della Roma. Palla rubata sulla propria tre quarti campo, ottimo gioco di sponda di Tammy Abraham, che ha aperto il campo ad El Shaarawy, molto bravo a portare palla, a vedere i tagli dei suoi compagni, i posizionamenti degli avversari e a servire con un pregevole assist in verticale Zaniolo, che ha allungato la punta sinistra, l'ha fatta passare sotto la pancia di Puzankov, è andato a salutare la curva sud, Roma 4. Serve Tripi ancora, quindi Cristante. Servito a sinistra Smalling. Siamo per entrare negli ultimi 5 minuti, poi ci sarà solo recupero. Palla profonda per Shomurodov, pescato in fuorigioco. Allora calcio di punizione. Battuta, riparte lo Shakhtar per Smalling e quindi Bagnez. Si apre il Sarawi a sinistra, viene incontro Wijnaldum, schermato, non Cristante, che riceve indietro ancora verso i Bagnez, da questi del Sarawi entra nel campo Stefan e si riappoggia indietro a Cristante, da questi centrodestra verso Tripi, allora accorcia Karstorp, palla profonda dall'altra parte, buona per Sarawi, questa volta a destra, in mezzo c'è Bove. Ancora il Sarawi, anche Felix, palla per Bove in area di rigore. Bove! E sono Bove. 5! Roma 5! Shakhtar Roma 0, 5, il gol di Edoardo Bove. Bene così, bene così. Si chiude, crediamo almeno, con il gol di Edoardo Bove questo match. Sarawi che ha abbandonato la posizione di sinistra per buttarsi a destra, è stato servito il suo taglio e lui ha servito il rimorchio di Bove, che ha incrociato Bove alla destra di Puzankov. Roma 5, Shakhtar 0. Un buon vernissage della Roma in attesa questa settimana di lavoro e poi della prima ufficiale. Bove riconquista un buon pallone, palla indietro per Smalling,